Ciao ragazzi, sono Bjorn e vi devo chiedere scusa subito. Per questa partita tra Luck e Gemini purtroppo abbiamo dei problemi con la condivisione e quindi non possiamo appunto registrare con la condivisione di quelli che appunto giocano, ma dobbiamo per forza registrare con la webcam del telefono di uno dei ragazzi, perché purtroppo il computer sta avendo un po' di il loro computer stanno avendo un po' di problemi. In questo caso, scusate il setting un po' raw, però dai, potete fare questo sforzo. Quindi, iniziamo con questa partita, la prima partita della seconda giornata ed è del girone A, quindi il girone A ha tre parti e potrebbe essere già cruciale, quindi magari addentriamoci subito nella call. Metterci vicino. Ok, eccoci qua. Indovina qual è la cosa bella, Bjorn? Cosa? Non gli apro il cronostone. Ma Luck, tu stai muovendo il mouse, stai facendo qualcosa? Sì, io ci sono. Ok, perfetto. Luck, c'è Gemini che sta avendo problemi. Gemini, che sta succedendo? Oh, c'è un problema. Non mi apre Cronostone. Ma no, dai. Oh, ok. Allora, Bjorn, ascoltami. Riavvio il computer. Ma okay. Questo problema... Tempo un minuto. Vai. Cioè... Per dire, non è colpa loro se magari Discord non funziona o succedono cose. No, non è questo, il fatto è che Gemini, diciamo, gli si blocca. Ma non gli funziona niente a Gemini, lo sappiamo. Allora, Luck... sono povero, cosa vi devo dire? Cioè... Ma pure io sono povero, che cazzo, il mio computer ancora regge, non so nemmeno per quale, allora, per quale Luck... volontà divina. Luck in questo caso funziona tutto e abbiamo trovato pure un compromesso con la webcam, no? In questo caso Gemini... si blocca Cronostones. Se fa così ancora per un quarto d'ora, io purtroppo devo dare la vittoria a tavolina a Luck. Aspetta, c'è un io passo lo stesso perché ho fatto 8-0. Allora, hai fatto 8 punti. Cioè, allora, hai fatto 8 gol, quindi saresti già bene. Però ricordo allora, che c'è ricordo ancora che c'è la partita tra Luck e Denon, che potrebbe decidere. Si può decidere la differenza reti. In questo caso Enon dovrebbe vincere con un vantaggio di, cioè per passare al prossimo turno dovrebbe vincere con deve fare almeno 6 gol a Luck. Madonna. 6 gol a Luck in questo caso. Aspetta. Quindi Gemini comunque sta in una botte di ferro in questo caso al momento. Su serio. Sarà ancora primo. Al momento. Sarà ancora primo. A pari punti con Luck, però primo anche per la differenza reti, perché comunque Gemini sta a 5 e Luck sta a 3. È divertente quanto questo torneo sia pieno di disabilità. Quando è che sta a 3? Perché comunque vincerà 3-0 a tavolino, no? Ma come ti permetti? Oh? Dai, allora, Gemini... vinco 3-0. No, se vinci 3-0 non perdi punti, cioè semplicemente c'hai la differenza reti che ti si alza, no, e la battuta. Mentre Gemini perderà soltanto 3 gol, ma in ogni caso Gemini starà comunque in vantaggio. Allora guys, visti i problemi successi innumerevoli per i pezzie, abbiamo concluso di fare due partite da 15 minuti a tempo e stiamo tornando alle 15 minuti perché sono le 4 e mezza e non, altrimenti finivamo che dobbiamo andare a cenare, nel senso, quindi andiamo avanti. Quindi ora aspettiamo che Luck decida il suo stadio. Un attimo che devo andare a spegnere le luci, che qua corrente elettrica a manetta. Comunque chiedo ancora scusa per il setting molto raw per quest'oggi, però abbiamo avuto problemi con le condivisioni e quindi possiamo solo fare così. Nel senso che Discord è un'applicazione molto stabile. Guarda come mi copia lo stemmino. Guarda lo che stemmino. Cheater. Guarda che cheater. Vediamo che controllano le squadre. Non è che se ho gli stemmi di tuono su fiamma sono un cheater per forza. Upsi. Guarda che non è perché te l'ho passata io lo stemmi di tuono su fiamma. Upsi. Wow, il teasing, signori. Ricordiamo che comunque queste cose sono un po' concesse. Sono un po' concesse, guarda. Conoscendo... un poco poco. Io c'ho il campo che è fatto di plastica, non è terra quella lì, eh. Gemini, sai chi sta per arrivare?
No, allora, senti, devi stare zitto. Allora, ribadisco le regole, l'Hack non le conosce perché lo scorso turno ha riposato. Massimo rispetto per l'avversario, niente insulti sessisti, omofobi, razzisti, eccetera. Pena una munizione. Pena ricordiamo una munizione. Nel senso. E la poi... mia, ricordiamo la prima partita. Non vedo. Ecco, poi... Il bionde. Ecco, per quello già aveva preso una munizione tempi, però ora giustamente non vale per questa partita. Allora, riesco a leggere che è Niseia contro Rossi. Vabbè, comunque, poi scusami, Ed, puoi farmi parlare? No, grazie. Sì, comunque, sì. Non devo bestemmiare. Allora, devo bestemmiare, vi è concessa. Allora, visto che comunque qua le partite sono da 15, non vi sono concesse scorrettezze gratis. Cioè, la scorrettezza sarebbe attivare tattica speciale quando l'altro ormai ha una chiara occasione da gol. Sono un pro. In questo caso non vi sono concesse. La prima scorrettezza che si fa... la prima scorrettezza che fate, pena un'ammonizione. Due ammonizioni, fa un'espulsione e vittoria a tavolino per quello che ha avuto più fair play. Villager di Minecraft. Ricordiamo la scorsa partita in cui mi si apre Minecraft. Minecraft è il terzo giocatore. Luck, dico solo Luck. Non Luck. Vado avanti. Luck. Sentiamo un po' di odio che inizia a salire e ribollire. No, ma guarda che c'è rivalità tra di noi da quando mi sono... Cerchio dell'oblio entra. Non diciamo dove. Passagliela, così. Lower death è stata l'attacco, signori. Dico solo... Chi è? Attenzione. È solo per non perdere palla. Io mi vergognerei comunque. Sì, ma comunque... Io mi vergognerei comunque. No, è concesso. Non è una tattica illegale, mi dispiace. Cioè, più che illegale... Io mi vergognerei comunque, se l'avessi fatto io. Gemini. Guarda, madonna. Gemini. Sta arrivando. Cioè, Gemini, attento al portiere. Lo so già che ce l'ho in quel posto io. E andiamo di seconda possibilità, raga. Bandierina azzurra. Con Zanark, seconda possibilità, non dico altro. 100% alla fortuna. Segreta sta roba. Diciamo solo che ti insulto dopo quando abbiamo finito la partita per non essere squalificato. Facciamo così? Ok, a posto. Tanto non dura molto il tempo. Ho il tempo dalle 5 fino alle 8 di stasera per insultarti. Ho 3 ore. Ho 3 ore, sono a posto. 3 ore e mezza tecnicamente, però adesso in partita no. No, se dalle 5. Oh, Madonna, vagli addosso, vagli addosso. Ma perché citate Zeb 89? Ma perché? Ma cosa fa Riccardo fermo lì? Cosa stai facendo? Ho paura. Perché fermo lì? Cosa sta facendo? Mi sta venendo male al piede. Ecco. Madonna. Guarda. Deve venire male. Questo potrebbe essere il primo gol. Level potrebbe, non mi pare che il portiere sia Missimax. Ma io sono pure stupido, potevo tirare normalmente, vabbè. Comando di tiro 24, evoluzione 2X e... Non ho visto, non vedo. 3.334. GG. E gol. Qualcosa mi dice... Che l'hai presa in quel posto? No. Qualcosa mi dice, basta. Siamo all'undicesimo... Penso del primo, no, anzi sì, al dodicesimo del primo tempo, quindi potrebbe essersi già portato il primo tempo in saccoccia. Dovrebbe andare in campagna. Level potrebbe, cavalli. Che sia un long shot, ha praticamente vinto. Cosa mi sono perso? Un gol. Ah, Belak, okay. Deve andare a catturare le volpi. Catturare? Sì, no, madonna, cosa? questo si chiama full brain. No, questo si chiama che citti.
Citiamo tutti, tranquillo. Io qua... Aspetta, io la mia voglia di vivere non faccio niente. Oh, l'importante, l'importante è ammettere che si citta. Porco! Ma noi citiamo tutti, cioè... ma guarda che in ogni community in Azuma citiamo tutti, non è una cosa... Regà, mi sono cagato addosso. Perfetto, mi sono cagato, sburrato e pisciato nei bandalloni. Giorna, ma scusa, tu dovresti essere squalificato. Eh no, Bjorn può perché lui è il founder del canale, sai. No, io sono host. Gli bannano. Madonna, se potete tattica mutarci. Speciale. È suonato il coso la nonna. Allora, tattica speciale, chi l'ha utilizzata? Io, perché io mi sto venendo male. Non posso usarla. Non è entrato in aria. Dare una a tempo, no? Vabbè, non era chiara occasione da gol, quindi... No, ma... capita. No, ma allora, il punto è che potete usarle quando volete, se l'avversario sta palesemente per segnare. Perlomeno nella raggi di gol. Vabbè, oppure quando non ci sono altri difensori a fermarlo, ecco. Non è che devi stare per forza nell'area di rigore. Sto pensando, Lac, posso farti una domanda? Sì. Da Metaplay, quanti PTT hai? Tanto non l'ho usata, Vez, muoviti. Ah, ok, allora a posto. Quel Vez era cattivissimo. Non l'ho usata, Vez, muoviti. Beh, muoviti, quel muoviti era talmente cattivo. Devo dire che sono crashato un attimo. Anch'io. Perfetto, e allora? Manteniamo l'1-0 e si gioca un tempo solo. Manteniamo l'1-0, si fa un tempo solo e poi si quitta e costo io. Oh, okay. Ciccio, dove vai? Oh mio Torna Dio. Lì. Sto io, Allora, Bjorn, intanto partita. Avvisa i due. Sì, io, ok. Quindi qua cosa faccio? Chiudo. Sì, chiudi. Chiudi, non ti preoccupare. Allora, questa partita finirà... allora, questa partita finirà 3-0 per Lac, però comunque Gemini rimane primo nel girone, perché è comunque a 5 di differenza reti, mentre Lac 3. Sì. Nel caso in cui Enon non si... presenta, perché se ne andrò da Discord, praticamente nel nostro server Discord, verrà data comunque la qualificazione per direttissima a voi due. Nel caso in cui si ripresenta, per appunto per la partita contro Lac, deve almeno fare 4 gol per qualificarsi come secondo. Ok, mi sembra onesto. Gemini, ma perché sennò passo io. Gemini è già qualificato a priori. Ok. Perché comunque matematicamente, anche se non lo sorpassa, diciamo che comunque sta a posto, cioè nel senso è comunque secondo. Quindi la qualificazione a Gemini è un dato di fatto, grazie anche alla vittoria a tavolino. Quindi è, diciamo, stato pure un favore per Gemini. Ora se la contenderanno la Canon. Va bene. Ok. Comunque, io finisco qua la registrazione. È successo un bel patatrack. Documentato, lo pubblicheremo e vabbè, lo pubblicheremo come video extra, così, a caso. Un saluto da Bjornino. Un saluto da Bjornino. E Et, che intanto sta in bagno, quindi... Ragazzi, ciao. Ci vediamo tra qualche... Penso... Quando vedrete questo video, tra un'oretta, perché ci sarà la seconda partita di oggi, e pure la terza, perché oggi sono un po' più buono. Ciao ragazzi! Bella! Ciao.